l'unica cosa, l'unica chicca del palermitano negli anni 70 era la calzatura. Noi andavamo con lo zoccoletto del dottor Schulz. C'è presente quelli degli infermieri con i buchetti? Ecco, Palermo negli anni 70 era un gigantesco ospedale. Pesano 15 kg di legno massello, che ti veniva pure la camminata, taccio, perché camminavi con la camminata che facevi schifo, ma senza quella eri un'emarginata della società. Però quello zoccoletto era meraviglioso, perché quando tu uscivi con quello ti sentivi al sicuro, perché era multiuso, tipo coltellino svizzero, perché lo potevi utilizzare per schiacciare le mandorle, per svuotare il pedalò. Se ti rimanevano le chiavi nella macchina, come lo rompevi il vetro? Ti facevi prestare lo zoccolo al tuo amico, che rimaneva tre quarti d'ora così, la macchina non si apriva, però lo zoccolo si rompeva.